Buonasera e bentrovati a Sport in Provincia. Oggi parleremo di pallanuoto, una sorta di speciale sulla World League. Andata in scena martedì scorso al Palaenel Marco Galli, Italia-Romania, partita che è finita, come tutti ovviamente già saprete. 11-5 per gli Azzurri, per il 7 bello di Sandro Campagna, un vero e proprio spettacolo, un vero e proprio spettacolo a prescindere anche da quella che è stata la pallanuoto giocata uno spettacolo che ha contemplato un po' tutto, specialmente l'organizzazione si era parlato di una grande organizzazione, di una grande macchina organizzativa e così è stato una macchina organizzativa che eh, ha lavorato bene durante eh, il mese di preparazione e eh, il mese di avvicinamento all'evento eh, un SNC che si è dimostrata competente, che si è dimostrata valida, ancora forse più che in acqua proprio a livello organizzativo, infatti il, il club Rosso Celeste ha organizzato una manifestazione veramente degna di nota, ritmo, grande ritmo. Questo è quello che ho notato essendo lì presente alla manifestazione. Ritmo intendo eh, coreografie, intendo. Ritmo anche nell'alternanza con le varie premiazioni che ci sono state, tutto con cadenza cronometrica, con cadenza perfetta, e tutto si è andato a inscatolare. Ogni microevento se vogliamo così definirlo, all'interno di questa manifestazione, si è andato a inscatolare all'interno poi di, quella, eh, di quel contenitore più grande che è stata la terza giornata di World League. Ovviamente eh, oltre alla SNC, oltre a tutti eh, i collaboratori, tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo evento, eh, bah, eh, una nota di merito va ovviamente anche al Sette Bello che non ha deluso come ci si aspettava. Un Sette Bello che scendeva in acqua con una formazione, eh, se vogliamo, tra virgolette sperimentale perché eh, c'erano, vado a memoria se non sbaglio, sei nuovi innesti, sei giovani rispetto a, almeno a quello che era stato alla formazione campione del mondo a Shanghai e la formazione vice campione olimpica alle Olimpiadi di Londra 2012 ormai dello scorso anno e una formazione che quindi aveva vinto tutto o quasi e fare degli innesti su una formazione così vincente non era facile il CT Campania come sempre si è dimostrato un fuoriclasse un fuoriclasse prima lo è stato in acqua e adesso anche ovviamente sulla panchina del 7 Bello, innesti che hanno funzionato benissimo. Ad onor di Cronaca va detto che alla Romania mancava il suo maggior eh, talento: Radu, centroboa. Ehm, capo cannoniere dell'ultimo mondiale proprio del mondiale di Shanghai quindi un pezzo da 90 un classe, eh, scusatemi il gioco di numeri 81, un classe 81 quindi eh, 30-31 anni eh, giocatore di grande valore che ha deciso di non eh, venire qui a Civitè e che ha rifiutato la convocazione del CT Agiu quindi eh, una manifestazione come già detto perfetta, veramente perfetta sotto tutti gli aspetti. A tal proposito, io andrei a sentire proprio l'intervista che abbiamo realizzato e eh, che ho realizzato io personalmente martedì sera al presidente della SNC Roberto d'Ottavio. Allora, siamo con il presidente Roberto D'Ottavio. Presidente, una vittoria dell'Italia, una bella vittoria, una vittoria anche della pallanuoto e dell'organizzazione della SNSC. Ringrazio tutti i collaboratori, la sicurezza, i nostri, i nostri collaboratori coprono qui tutti i giorni. Ringrazio Enel, i privilegi che ci consentono di organizzare queste cose ai massimi livelli. Ringrazio anche l'amministrazione comunale perché è un grandissimo e si sente eh, sacrificio dopo 20 giorni di lavoro, la partita dura un'ora e dieci. Ecco, dietro qui c'è un mese di lavoro e un impianto stupendo. Grazie anche a voi. È stata un'organizzazione perfetta, anche veloce, e scorrevole se vogliamo, con le premiazioni nel prima, in mezzo alla partita, tutto molto bello, anche un pubblico molto bello, forse anche più di quanto leggermente più di quanto ci si aspettava e meglio ancora della scorsa edizione. Beh, come mi ha detto prima Lonzi e Presidente Barelli, oggi c'era qualcosa di più, ma ovviamente i parametri fina. E sono cresciuti rispetto a un anno fa. Noi abbiamo dato tante idee a FINA e FINA le ha autorizzate tipo i bambini che adesso le scuole sono diventate uno standard, ma abbiamo dovuto lavorare molto di più sulla sicurezza e sullo standard comunicativo. Questo ci è costato molto, però oggi questo è uno stadio omologato FINA, per cui per ospitare gare di Coppa del Mondo devono comunque esserci di standard. Beh, noi oggi siamo nel panorama nazionale tra i primi tre stati in Italia, come mi ha detto Narduzzi, responsabile pallanuoto. Tutto questo ovviamente ne gioverà anche la SNC come società e ovviamente anche secondo lei come può ripercuotersi questo in termini anche di risultati e di passione verso questo sport? Innanzitutto noi dobbiamo spingere i giovani a non fare solo calcio ma a fare anche pallanuoto. Perché? Perché comunque è vero che è uno sport, eh, è, diciamo, diverso dal calcio, come pressione, come agonismo, come spirito sportivo, e non si guadagna come il calcio, eh, se uno dovesse diventare un campione. Però è uno sport che aiuta il corpo in tutte le sue manifestazioni ed è un bellissimo sport, credetemi. Eh, abbiamo sentito il Presidente Roberto Dottavio, quindi che... Eh auspicava una maggiore partecipazione da parte dei giovani, dei più piccoli eh, a questo sport, cosa che ci auspichiamo in tutti, ovviamente perché è un bellissimo sport alla pallanuoto e perché eh, adesso veramente sono state gettate le basi per eh, far sì che ciò accada, le basi che ovviamente. Riprendendo sempre il, le parole della massima carica rosso celeste eh, si basa anche appunto sullo stadio, le, queste fondamenta, fondamenta basate sullo stadio, uno stadio che eh, ha tutti i requisiti. Uh, il presidente D'Ottavio ha detto uno dei primi tre in Italia, così è, perché è veramente un impianto importante, dove già per la seconda volta, perché ricordiamo ovviamente per chi non se lo ricordasse che lo scorso anno anche c'è stata la World League, ci sono state le finali eh, di Coppa. Della uno femminile. È uno stadio che sta cominciando ad ospitare manifestazioni che contano. Uno stadio quindi che ospita manifestazioni importanti, porta dietro, porta con sé anche eh, un, una grande euforia. E quindi, probabilmente, eh, e ci auspichiamo possibilmente, anche la passione veicola una passione eh, ai più piccoli e quindi ad avvicinarsi appunto a questo sport, come diceva il Presidente D'Ottavio, poi ha fatto un paragone con il calcio, sempre difficile fare il paragone con il calcio anche a livello mediatico, il calcio è molto più presente e proprio per questo io credo D'Ottavio abbia voluto ringraziare pubblicamente noi, e la RAI che era lì, le altre emittenti televisive presenti, i media, perché è importante una copertura mediatica, ovviamente sta alla base poi anche questo, oltre a tante altre attività della la crescita dell'ampliamento comunque di una passione che eh, se non eh, alimentata magari eh, rimane un, fa rimanere lo sport di nicchia. Quindi, eh, una bella manifestazione, anche come diceva il Presidente, ha ricevuto tanti complimenti da parte degli organizzatori, del Presidente e eh, di tutti coloro, anche del pubblico, tutti coloro che si sono avvicinati a questa manifestazione. Una nota di merito ovviamente anche al pubblico presente che si è dimostrato eh, caldo e si è dimostrato appassionato a questa disciplina. E... Ovviamente eh, c'è stata anche della pallanuoto giocata, si fa per dire, quindi io andrei a sentire immediatamente il tecnico, il CT azzurro Sandro Campagna e poi anche quello romeno Angiu. Prima però Sandro Campagna. Siamo nel tecnico del Settebello Sandro Campagna, allora eh, Unitalia vincente aveva detto alla vigile che serviva comunque questa vittoria. Le vittorie servono sempre, però serve anche lucidità nell'analizzarle sia nel bene che nel male. Devo dire che abbiamo fatto delle cose positive ma anche altre un po' meno positive per cui dobbiamo cercare di migliorare, per cercare di raggiungere un livello di gioco accettabile per marzo quando incontreremo l'Ungheria. Eh, Intanto dovremo andare a vincere in Russia la prossima, eh, sabato, il prossimo sabato, non sarà facile perché la Russia è una squadra in notevole crescita. Ho sentito in alcuni frangenti chiedeva più movimento ai suoi? Sì, noi siamo una squadra abbastanza leggera, quindi dobbiamo contro queste squadre molto pesanti fare del movimento e creare delle alternative di gioco che non siano quelle esclusive al centro boa. Ci sono stati tanti innesti anche di giovani, se vogliamo fra virgolette, è una squadra un po' sperimentale questa, è rimasto soddisfatto dagli innesti? Sì, 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 dobbiamo cercare di allargare la rosa, cercare di far confluire tanti più giovani all'interno della prima squadra, della squadra nazionale, proprio per garantire il presente e soprattutto il futuro del Settebello. Quanto è difficile eh, inserire nuovi appunto, innesti all'interno di un roster che è campione del mondo, insomma, che ha fatto quello che ha fatto alle Olimpiadi? Non è facile, assolutamente, però piano piano bisogna eh, programmare, perché oramai nello sport si programma. Eh, al centesimo secondo e quindi dobbiamo stare attenti e capire in prospettiva futura quali sono i giovani che possono dare una mano al sette bello per quanto riguarda, io partirei innanzitutto dal pubblico, la cosa più evidente, più eclatante sotto gli occhi di tutti. Straordinario, Cida Vecchia, la risposta, l'organizzazione, la partecipazione del pubblico e mi auguro che anche noi abbiamo dato qualcosa al territorio, incontrando le scuole, incontrando tecnici, domani ci sarà un amichevole anche con il Cida Vecchia, con i ragazzi più giovani, quindi diamo l'opportunità a crescere anche la realtà locale. Chiudo con una domanda doverosa, ossia l'organizzazione di una società come la SNC, che a quanto pare a prima chito è sembrata perfetta. Volevo ovviamente anche un suo commento. Faccio i complimenti pubblici al presidente Ottavio perché veramente siamo rimasti emozionati e commossi dell'accoglienza di Città Vecchia. Beh, emozionati e commossi dall'accoglienza di Civitecchia, queste mi sembrano belle parole da parte di, di un uomo di sport e di pallanuoto, ovviamente in questo caso come Sandro Campagna. Evidentemente, per dire um, una cosa del genere lui, ovviamente eh, era un po' di rito. Um, Avrebbe dovuto comunque in ogni caso parlare bene, però emozionati eh, non è una parola che una persona usa così a caso. Se la usa eh, è perché evidentemente veramente il pubblico Civita e la stessa SNC hanno trasmesso qualcosa di positivo a, a Sandro Campagna e quindi ovviamente a tutto lo staff azzurro. E una campagna che non ha parlato ovviamente solo dell'accoglienza, ma ha parlato anche della partita, ha sollecitato delle mie domande. E perché io ero lì vicino, sentivo, lui chiedeva più movimento e in alcuni casi ha anche rimproverato, bacchettato Icardi, un giocatore insomma una colonna dell'Italia, però stesso proprio per vedere, eh, questo fa capire quanto, eh, quanto lavoro c'è dietro a questo 7 Bella, a una squadra vincente, c'è tanto lavoro, perché un giocatore come Icardi che comunque ha giocato bene, si è dato da fare, là davanti ha veramente smosso le acque. Per... Eh, diciamo, per eh, fare una battuta, ma e lui ha trovato campagna, qualcosa da, da dirgli, un perfezionista, quindi da queste piccole cose sembrano cose scontate, però è proprio da questo che si capisce: eh, cos'è che fa la differenza poi tra una squadra forte e una squadra di campioni, di campioni del mondo e di vice campioni olimpici, appunto. È proprio questa ricerca della perfezione, questa ricerca eh, dell'essere perfetti che poi porta alle vittorie e la ricerca della perfezione tramite ovviamente eh, questo fine, tramite il mezzo che è il lavoro e l'attenzione e lo studio quotidiano in ogni partita, anche in una partita ovviamente specialmente, magari in partite come queste. Un po' sperimentali con una squadra sicuramente eh, di valore inferiore a quella italiana e proprio per questo motivo, in uh, questa occasione, il tecnico Campagna, proprio perché giocava con una squadra sulla carta inferiore, si è permesso, fra virgolette, di eh, portare qui a Civitavecchia tanti giovani, tanti ragazzi eh, da poter innestare, come abbiamo già detto, all'interno di un sette bello di una formazione vincente, lui ha detto che non è facile ovviamente non scopriamo l'acqua calda una formazione che ha vinto così tanto eh, innestare su una formazione che ha vinto così tanto eh, dei ragazzi, dei, specialmente dei giovani è molto difficile, ma bisogna farlo bisogna partire eh, prima o poi bisogna partire, perché altrimenti poi ti ritrovi con una squadra vecchia e senza ricambi e questo lo sa bene ovviamente tutto lo staff azzurro e in particolare Sandro Campagna. Prima di andare a sentire il tecnico della Romania Agiu ah, però, vorrei aggiungere una piccola curiosità io ero lì prima di intervistare Sandro Campagna, ho dovuto aspettare 5 minuti perché? Perché Sandro Campagna stava parlando con la psicologa della nazionale. Subito dopo la partita, immediatamente la prima cosa che ha fatto, questo eh, ci dà anche la misura di quella ricerca della perfezione di cui parlavo poc'anzi. La psicologa subito dopo la partita per analizzare a caldo i, proprio gli aspetti eh, ovviamente psicologici di, di una squadra, quindi le disattenzioni, le amnesie dei giocatori per andarci poi a lavorare negli allenamenti. Questo vuol dire ricerca della perfezione, anche questo. Detto ciò, andiamo ad ascoltare il tecnico della Romania, Aggiù. Siamo con il tecnico della Romania, un passato anche qui in Italia da giocatore. E innanzitutto le chiedo come ha visto la sua formazione, come ha visto l'Italia e poi anche un, due parole sull'ambiente che ha trovato qui a Civitavecchia. Inizio con questo, magari, perché per me è stato veramente... Bellissimo l'organizzazione di questa partita, ringrazio il pubblico Civitavecchese, ringrazio la Federazione Italiana perché abbiamo giocato proprio come al calcio con un bellissimo, con un bellissimo pubblico che posso dire, noi siamo in piena ricostruzione, ci, ci manca uno dei più grandi giocatori del mondo, Radu, eh, ancora due giocatori giovani eh, infortunati, ma credo che comunque siamo stati lì fino alla fine, può darsi che magari... 11 a 5 è un po' esagerato, credo che 2-3 gol sarebbero stati meglio. Faccio complimenti al mio, al mio grande amico Sandro Campania, non dobbiamo dimenticare che abbiamo giocato con i campioni del mondo e con i vice campioni, vice campioni del, uh, di Londra. Insomma, noi abbiamo tanta strada da fare, una ricostruzione della squadra, siamo all'inizio e in tre giorni ci aspetta la, la corazzata d'Ungheria. Per quanto riguarda l'organizzazione che ha trovato qui a Civitavecchia, soddisfacente anche come la cornice di pubblico? Sì, ho già detto, ho già detto le prime parole che sono rimasto veramente ehm, molto contento di quello che ho visto qui. Un'ora e mezza prima della partita, l'ha girato pieno. Faccio di nuovo complimenti anche a Marco Pagliarini con cui ho giocato nell'Ortigia 15 anni fa. E, niente, grazie a tutti, speriamo che la mia squadra vada bene per il futuro e che riusciamo ad andare alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Grazie in bocca al lupo. Quindi ovviamente Vlad Angiu ha sottolineato il fatto di trovarsi di fronte alla nazionale campione del mondo e vice campione olimpica in carica, quindi ha, diciamo, eh, mh, ci ha confermato, ci ha sottolineato se vogliamo eh, alcuni limiti poi, che c'erano all'interno di questa partita per i suoi e poi ovviamente ha sottolineato il fatto che loro hanno dovuto fare a meno di Radu, diciamo, uno, il, giocatore, il giocatore per eh, Antonomasia, quindi del, della Romania in questo periodo storico. Storico, ovviamente, e un uh, Aggiu che ha sottolineato un'altra cosa: la partecipazione di pubblico e l'organizzazione della SNC. E ancora una volta, quindi un attestato di stima eh, nei confronti di questa terza giornata di World League, andata in scena al nel Marco Galli. Ma oltre ad Ottavio e ai tecnici eh, abbiamo intervistato anche un altro protagonista in diretto o diretto se si considera il fatto che è il presidente della federazione, Barelli. Andiamolo ad ascoltare. Siamo con il presidente Barelli, allora presidente innanzitutto una domanda sull'andamento di questa partita, una bella vittoria da parte dell'Italia. Beh, Una bella, una bella, una bella vittoria, un bello spettacolo. Noi obiettivamente, insomma, siamo in questo contesto storico. Siamo più forti della, della Romania da diverse stagioni. E comunque, la cosa importante è che c'è un ricambio generazionale che ci fa stare tranquilli anche per l'avvenire. Proprio questo ricambio generazionale, oggi è stata una squadra, dicevo anche con il tecnico, campagna un po' sperimentale, se vogliamo. Le sono piaciuti i giovani, i nuovi innesti? Sì. Mi sono piaciuti anche perché poi gli innesti appunto vanno innestati, se no non sappiamo mai eh, renderci conto, il tecnico non sa rendersi conto poi quando eh, promuoverli in via definitiva. La, la, la pallandota è uno sport duro, eh, bisogna avere molta esperienza e l'esperienza la si fa giocando. Quindi, ben fa campagna anche in avvenimenti importanti come questi, quindi, queste gare di Coppa del Mondo, a provare i giovani perché poi alla fine saranno i giovani il futuro della nazionale. C'è stato qualcosa che l'ha colpita in modo positivo dell'organizzazione da parte anche della SNC? Ma eh, Civitavecchia, la SNC, la città, eh, la pallanuoto ce l'ha nel sangue, noi lo sappiamo, è imprescindibile, eh, imprescindibile dai nostri programmi, dai nostri progetti. Eh, essere a Civita Vecchia non se ne può fare a meno e ogni volta risponde alla grande, l'organizzazione è ottima. Eh, abbiamo avuto la massima intente televisiva nazionale che ha ripreso insieme anche a tutte le altre televisioni private quale questa e vi ringraziamo eh, l'avvenimento e quindi credo che sia un'ottima immagine per Civitavecchia e per la pallanola italiana. Il connubio quindi a quanto pare continuerà questo con la SNC? Beh sì, cioè, ormai, ormai siamo alla fase matrimoniale, insomma finanziamento già finito da un pezzo e quindi ormai insomma, questo è un connubio indissolubile, fatto trovato e verificato da tanti, da tanti avvenimenti, tanti appuntamenti, non solo della palla nuoto, Città Vecchia è questo impianto che tutti abbiamo voluto, la città di Città Vecchia, il comune, il sindaco, eh, la, le società che hanno fortemente voluto, è un impianto riferimento per tutte le discipline acquatiche, quindi qui sono campionati sincronizzati, campionati di nuoto, eh, attività di altissimo livello, quindi io credo che insomma... Il Civitavecchia è ormai nelle corde della federazione nuoto. Presidente Barelli. Proprio come ciliegina, se vogliamo, su questa torta che è stata una torta di bella fattura, uscita bene ovviamente con il risultato della nazionale italiana, cui tutti ci aspettavamo ovviamente. Un Barelli che ha anche sottolineato il fatto di ormai aver, pass di aver passato ormai il, eh, lo stato del fidanzamento con la SNC, quindi ad essere in uno stato matrimoniale, ho usato questa metafora, ma una metafora che comunque eh, calza perfettamente lo stato delle cose perché. Eh, come abbiamo già detto, sono stati tanti eventi importanti e, a quanto pare, a quanto, insomma, stando alle parole di Barelli, ce ne saranno molti altri, perché questo è un impianto che è stato voluto da tutti, dalle società, dalla società SNC, dalla federazione e eh, dall'amministrazione e quindi ovviamente è un impianto che c'è che risponde a dei requisiti e che quindi verrà sfruttato anche in uh, futuro. Barelli ovviamente ha parlato anche della nazionale così come hanno fatto tutti gli altri intervistati, ha detto che eh, vanno inseriti i giovani, quindi ovviamente sembra Ormai scontata questa strada che ha intrapreso l'Italia, quindi di in, inserire man mano alcuni giovani ad un impianto che è rodato. Ovviamente, poi quando ci saranno le partite che contano, eh, probabilmente non ne verranno inseriti 6-7 alla volta, ne verrà inserito uno o due poi lì sarà il compito, l'arduo compito di scegliere chi fare fuori di quel gruppo eh, di atleti straordinari che hanno dato tanta gioia all'Italia pallanuotistica. No, per esempio questa, in questa manifestazione solo per fare alcuni nomi a memoria mancavano Perez, eh, Gitto, eh, Mancava Deserti, mancavano giocatori importanti e ovviamente poi al tecnico Campagna, proprio l'arduo compito di andare a setacciare questo roster eh, man mano. E non c'è stato ovviamente solamente Barelli, solamente Dottavio, i due tecnici ma anche Marco Pagliarini siamo venuti ad andare a sentire proprio un dirigente della SNC come tutti ovviamente saprete lo scorso anno, fino allo scorso anno eh, tecnico Rosso Celeste, siamo andati a sentire Marco Pagliarini ovviamente sull'evento, su Italia-Romania, sull'organizzazione, sulla partita in quanto tale tecnicamente, anche mh, come ho appena detto l'aspetto organizzativo, ma anche mh, versante SNC, puramente SNC. Andiamolo ad ascoltare. Siamo il dirigente SNC, Marco Pagliarini. Allora Marco, innanzitutto ti volevo chiedere una piccola curiosità, quanta fatica è costata organizzare un evento del genere? Fatica tanta e, e ti dico che fatica anche a livello di, di, di riuscire a tenere la calma perché come è normale in queste situazioni qua ci sono degli imprevisti, la, il gruppo della Romania che insomma parlava di numeri importanti, eh, tirati fuori ieri, quindi non potevamo, insomma una serie di problematiche, persone che fino alla fine giustamente chiedono inviti, biglietti eccetera eccetera. Abbiamo un gruppo secondo me già rodato, sia il nostro che io dico sempre dico Ciro per dire un po' tutti, no? da, da, da quello insomma che era il primo braccio e poi a tutto il resto che, che su questo evento veramente non, non si tirano mai indietro. Devo ringraziare anche il gruppo del, del nucleo e del, della protezione civile di, di Santa Marinella, molto importanti e compatti e poi naturalmente la società perché certi eventi si organizzano solo se dietro c'è una società che ha delle potenzialità non soltanto economiche, perché spesso magari si può parlare di un discorso economico e basta, ma non è così. Organizzare un evento di questi è importante sotto tanti tanti punti di vista, compreso la sicurezza, non solo l'evento di, di per sé. E finire con i complimenti da parte della federazione che magari ribadiscono eh, anche il fatto che è andata meglio dell'anno scorso, per noi insomma è anche un modo di... di, di è un monito di soddisfazione e soprattutto che la strada per, per certe manifestazioni eh, è quella giusta. Da ex tecnico perché ricordiamo tu fino allo scorso anno sei stato tecnico della SNC, ti faccio ovviamente anche una domanda, quindi perdono mi passo in gioco di parole più tecnica. Come hai visto quest'Italia? Ti è piaciuta tanti nuovi innesti? Ah, guarda, un'Italia che, che sicuramente cresce, Sandro Campagna, credo che sia veramente uno dei più grossi tecnici a livello mondiale. Eh, la cosa bella e importante è che riesce a coinvolgere dei giovani, a integrarli nel gruppo e sembra cambiare dei giocatori ma la, la, la squadra sembra sempre non risentirne. All'inizio c'è stato un po' di, eh, di fatica ma eh, non, non ci dimentichiamo che questo gruppo lo, lo, lo prende la domenica, è un gruppo nuovo, quindi è facile anche avere queste problematiche, però ripeto ha fatto veramente un, un, eh, una partita nel, nell'arco dei quattro tempi dove poi è uscita fuori la la forza dell'Italia la Romania è una squadra dove mancava Radu ne parlavamo anche con l'allenatore insomma per loro è, è una pedina fondamentale è se non il centro boa più forte a livello mondiale uno dei primi tre ha rifiutato per il momento la convocazione della nazionale però hanno, mi parlava che hanno un gruppo di giovani anche loro hanno l'obiettivo di Rio quindi stanno, stanno lavorando la cosa importante è che è stata comunque una partita bella Secondo me è molto molto più interessante della passata stagione. Marco lo scorso anno si è parlato tanto eh, riguardo alla tua posizione di allenatore. Tu alla fine hai deciso, eh, che penso in concerto ovviamente con la società, di abbandonare quella posizione e comunque di rimanere all'interno dell'SNC come dirigente e quindi di lavorare sempre magari un po' più sotto traccia. E quindi ti chiedo ovviamente perché sei uno poi dei capisaldo di questa SNC, della formazione Rosso Celeste, quali sono eh, gli obiettivi? Di, di questa formazione ovviamente credo su tutti la promozione in uh, Serie 1 per poi ma guarda eh, sinceramente eravamo partiti con un'idea un po' diversa poi eh, abbiamo avuto delle, delle, delle spinte anche dal punto di vista dello sponsor di, di fare un campionato comunque importante soprattutto un campionato di vertice eh, è stata allestita una squadra quindi per, per fare qualcosa di importante eh, non era il progetto iniziale, è stato modificato proprio per determinate esigenze, abbiamo anche la fortuna di avere comunque la Serie B dove ci serve un po' da, da serbatoio, adesso la volontà è quella di, di arrivare a questi playoff dove poi ci dobbiamo giocare la promozione. Come sempre non c'è nulla di scontato, la squadra è, è una, una squadra secondo me allestita in, in, nelle condizioni di poter comunque dire la sua per questo campionato. Ce ne sono anche altre due o tre, però è intanto è importante arrivare nei playoff, arrivare nel miglior modo possibile e poi dopo eh, vedere quello che succede eh, durante i playoff. Però ripeto, l'obiettivo insomma è quello di, di provare a salire, poi vediamo strada facendo. Allora l'obiettivo, dice Marco Pagliarini, è quello di provare a salire e già domani la SNC sarà impegnata in casa col Basilicata e potrà eh, mettere un altro tassello. Un altro mattoncino per costruire questo muro che poi potrebbe e dovrebbe portare alla Serie 1. Dovrebbe perché il ta di talento ce n'è tanto. Eh, ovviamente è tornato, eh, inutile stiamo qui a dirlo: se ne parlano ormai da tanti mesi, e eh, ha giocato anche le sue prime due partite. Eh, Alessandro Calcaterra c'è cioè quel Teo Giocas che è un talento indiscutibile, indiscusso. Eh, C'è una, una buona base di giocatori che hanno già giocato insieme, che giocano insieme da molte stagioni. C'è eh, lo stesso Zimongić, tecnico che eh, a quanto pare sembra che fa lavorare duramente, fa lavorare sodo i suoi eh, e che tutti eh, insomma, hanno detto che è uno che non ti regala nulla. Quindi un tecnico con il quale per giocare devi lavorare e devi lavorare tanto. Le, il campionato, questa Serie 2 della SNC, è partito con una bella vittoria fuori casa, poi il pareggio. Vittoria a Salerno, poi il pareggio in casa con il Visnova, e adesso un'altra partita in casa proprio domani con il Basilicata. Vedremo, ne facciamo un grande in bocca al lupo alla SNC e obiettivamente tanti complimenti alla società per, questa bellissima, per la bellissima riuscita della terza giornata di World League che vedeva contrapposta l'Italia di campagna alla Romania di agio. Per la puntata di oggi è tutto. Io vi auguro un buon proseguimento di serata. Thank you